criminalità, le percentuali sono ancora molto alte in alcuni reati, gli omicidi, i furti, si arriva al 60, 70, 80%. Questo significa che ancora il legame fra criminalità e immigrazione è valido oppure c'è un trend negativo? Ma sempre meno, perché se noi confrontiamo gruppi omogenei, cioè maschi italiani con maschi immigrati regolari, donne italiane con donne immigrate regolari, nelle stesse fasce di età, i dati si avvicinano molto. I migranti commettono dei reati. Particolarmente quando sono in condizioni irregolari e quando si trovano in situazioni di precarietà. Una parte di questi reati sono tipici reati di immigrazione, cioè non so, documenti falsi, resistenza a pubblico ufficiale oppure reati previsti dal pacchetto sicurezza. Altri reati sono reati più connessi alla precarietà delle condizioni di vita, risse, ubriachezze, accoltellamenti tra connazionali. E poi ci sono reati di strada legati alla necessità, volontà di conseguire fonti di reddito che non si riescono a conseguire con attività normali di lavoro. Lo spaccio, tipico reato degli immigrati, soprattutto degli immigrati che non hanno titoli per lavorare regolarmente. Il saldo demografico della provincia di Genova sarebbe negativo del 6% senza gli immigrati, con gli immigrati è positivo dell'1%. Quindi diciamo, la sopravvivenza di questa provincia, di questa regione a lungo termine è legata all'immigrazione? Non solo, non sarà l'immigrazione da sola a risolvere i problemi demografici dell'Italia, però possiamo dire tranquillamente che il futuro di questa città e di questa regione sarà un futuro multietnico o non sarà. Che già oggi noi abbiamo in provincia di Genova 900 e oltre bambini nati qui da genitori immigrati, così come abbiamo avuto quasi 1000 persone che si sono naturalizzate, cioè sono diventate italiane. Da una parte quindi per ragioni demografiche invecchia e diminuisce la popolazione nativa, la popolazione italiana di discendenza, mentre stanno nascendo o aggregandosi alla popolazione genovese dei nuovi italiani. Credo che dobbiamo prepararci a una genovesità più plurale, mista, fatta di persone con origini diverse, con forse la pelle di un colore diverso, magari di religione diversa e così via. Avremo un futuro più plurale, eterogeneo, complesso, certo da governare, ma in cui sta la speranza di un domani più coeso, pacifico e anche dinamico, produttivo per questa terra.